grandissimo palestrati e benvenuti in questa nuova Full Day of Eating. Come avete letto dal titolo, oggi affronterò e oggi vi mostrerò la mia alimentazione in questa fase di mini cut. Il mini cut lo sto facendo durare circa 10 settimane dopo una fase di bike un po' più spinta dove ho raggiunto un peso di 95 kg. Adesso ho iniziato questa fase per ripristinare al meglio la sensibilità insulinica e soprattutto per portare, sono sincero, in spiaggia magari una condizione un pochino più pulita, e oggi vi mostrerò che cosa sto mangiando in questo periodo. Come avete visto, la colazione ve l'ho già portata, ho mangiato pancake con 50 grammi di questa farina di avena qua della Prozis, gusto lemon pie, ragazzi ve la consiglio tantissimo perché è davvero buona, con albume 200 grammi, sopra burro di arachidi, circa un paio di cucchiaini, quindi circa 15 grammi. Successivamente ho mangiato il kefir, che sapete che lo utilizzo tantissimo come fonte probiotica per migliorare la funzionalità intestinale, cereali dentro, circa 40 grammi e mezza banana. E come sempre ragazzi, tutto accompagnato dal tè verde perché io lo uso davvero tanto, soprattutto per riuscire a bere più acqua. Questo è il primo pasto, adesso aspetto un'oretta e mezzo circa barra 2, vado in palestra, mi alleno, subito dopo l'allenamento, post workout, aspetto un paio d'ore, dopo pranzo, merenda e cena. Poi ragazzi vi farò vedere tutto durante la giornata, adesso prepariamo l'integrazione intra workout e il post workout, venite con me che ve lo mostro. Ok ragazzi, allora come pre workout, POA, che è un ottimo integratore per aumentare il focus, la vasodilatazione, quindi un pump davvero estremo in allenamento. È ricco di creatina, arginina, betalanina, caffeina, citrullina malato, eccetera. Però la citrullina malato al suo interno a me non basta, e allora ci aggiungo anche la citrullina malato a parte, circa 3 grammi, quindi siamo circa sui 4-5 grammi di citrullina malato come pre-workout. Successivamente intra-workout, adesso invece si parla di calorie, abbiamo le ciclodestrine, circa 30 grammi, accompagnate da aminoacidi essenziali e creatina monoidrata classica. Ok, successivamente post-workout abbiamo 30 grammi di proteine isolate, le Diet Whey, anche queste ragazzi sono una bomba. Taurina, circa 5 grammi. Glutammina, circa 10 grammi. E insieme alle proteine, come fonte di carboidrati, non andrò ad assumere ciclodestrine perché oggi ho un pochino più di tempo per mangiare, quindi rimangerò i cereali, circa 50 grammi. Solitamente o mangio cereali, circa 50 grammi, o bevo le ciclodestrine, circa 35 grammi, ok? Quindi 35 grammi di carboidrati netti assunti post workout. Lo so ragazzi, sono molto pochi, però uno, sono in cut, due, successivamente dopo un'ora e mezzo pranzo con alti carboidrati. Quindi questa è la mia integrazione e il mio pasto post workout e intra workout. Ragazzi, come sapete, per i prodotti Prozis dovete utilizzare il codice LBFIT per ottenere il 10% di sconto e gli omaggi in regalo. Ora ragazzi, si sta facendo l'ora di andare in palestra, quindi prepariamo il borsone, andiamo a spaccarci e noi ci vediamo direttamente al pranzo. Pranzo molto easy, couscous, pollo e zucchine cotte in friggitrice ad aria, vengono molto croccanti e sono molto buone. Full day of eating in corso. Ragazzi, lo ripeto in tutti i video, dovete seguirmi su Instagram, chiocciola Leonardo Bonomo, e se volete anche gli aggiornamenti per quanto riguarda il coaching, chiocciola Leonardo Bonomo Coach, sempre su Instagram. Comunque sono anche su TikTok adesso e sto portando dei contenuti davvero buoni anche lì. Allora ragazzi, come avete già sentito, il pranzo è molto 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 easy, cioè un pranzo molto molto semplice. Abbiamo, come vedete, le zucchine, il couscous ed il pollo con un pochino di paprika. Abbiamo 200 g di pollo, 200 g di zucchine e 50 g di couscous. Olio zero, perché vicino all'allenamento in questa fase sto mettendo pochissimi grassi per assimilare meglio i nutrienti, ok? Cioè più velocemente. E poi, come vedrete in fondo, poi è una dieta, diciamo, improntata più sull'abbassamento dei grassi rispetto ai carboidrati. Tanto detto, ve ne parlo a fine, ok? Così guardate tutto il video. Allora, adesso, pranzettino, assaggiamolo. Tanto, ragazzi, c'è poco da assaggiare, lo mangio spesso. Top di gamma. Io adoro il couscous. Zucchine. Le zucchine in friggitrice, ragazzi. Una bomba davvero. Allora, ragazzi, noi adesso ci vediamo allo spuntino del pomeriggio. Appena finisco questo, mi metto a lavorare ai programmi del coaching. Noi ragazzi ci vediamo dopo per la merenda. Buon pranzo a tutti. Ok ragazzi, siamo arrivati allo spuntino, però prima di farvelo vedere è
arrivato il pacco della Prozis. Lo unboxo al volo, vi mostro che cosa c'è dentro e qui dentro appunto ci sarà lo spuntino che andrò a fare nel pomeriggio. Pacco unboxato, ragazzi, come vedete qui abbiamo un sacco di roba proteica. Wafer Zero, Brownie Zero, biscotti proteici, brioche proteiche. Qui abbiamo la Choco Butter, ben immancabile. Burro di anacardi, burro di arachidi al gusto caramello, che è buonissimo, l'ho già assaggiato. Avena, proteine. Poi qui un sacco di integratori, come vedete, la glutammina, la creatina, 3 litri d'albume. E ragazzi, bando alle ciance, vedete quanta roba. Tanto ho messo tutto su Instagram. Ragazzi, la merenda sarà fatta con questi pancake più proteine al gusto fragola, al gusto cheesecake e fragola, e sopra molto probabilmente ci andrò a mettere un pochino di burro di arachidi al caramello. Ragazzi, codice LBFIT, ve lo ripeto sempre, dai! Ragazzi, codice LBFIT, mi raccomando, prepariamo il tutto. Ok ragazzi, pancake pronto, ho utilizzato le istruzioni per prepararlo, ho messo 50 grammi di composto e circa 150 ml di acqua, è la prima volta che utilizzo questo, ma io sono dell'idea che bisogna utilizzare meno acqua perché è venuto molto molto morbido, però assaggiamo, ma sono curioso più del gusto che di altro, e sopra ci andrò a mettere burro di arachidi al caramello, un cucchiaino. L'ho già assaggiata prima, è una bomba, quindi non c'è neanche da fare il taste test. Un cucchiaino. Allora, il bello di queste creme qui, nuove della Prozis, è che rispetto ai classici burri di arachidi non fanno in fondo il classico mattone. Avete presente i burri di arachidi in fondo fa il mattone? Ecco, queste creme qua no, perché sono fatte in un modo particolare, da quanto mi hanno detto andare in azienda. Infatti il problema di molti era che in fondo facevano questo mattone. E i burri di arachidi classici ancora lo fanno, anche sul sito, però questa nuova tipologia non lo fa. Infatti se lo vedete e andate in fondo del cucchiaino è tutto crema, brucia tantissimo, e mangiarsi pancake caldi in questo modo con il termostato che mi segna più di 30 gradi è un suicidio. Allora, invece del pancake, guardate, faccio una specie di crepe perché è molto morbida. Guarda, faccio un po' di food porn oggi. Bella roba anche sopra così. Basta, me lo devo levare da davanti se non lo finisco. Assaggiamo e poi ragazzi noi ci si vede direttamente a cena. Anche perché lo devo mangiare veloce perché adesso c'ho da andare a fare delle cose un po' burocratiche dal commercialista. Guardate un po', assaggiamo. Very good, avevo ragione, ci voleva un po' meno d'acqua perché è venuto molto morbido. Approved. Azzo. Tanta roba. Prima ragazzi che il video diventa esageratamente lungo, noi ci vediamo a cena e poi con lo spuntino prenanda. Diciamo che dopo cena vi spiegherò un pochino il tutto, ok? Ve l'ho promesso, lo so. Aspettate la cena. Siamo a cena, finalmente. Fa troppo caldo, ragazzi. Allora, come vedete da questo super piattone ho qui il merluzzo, come vedete. 350 grammi di merluzzo, qui le verdure e poi le gallettine di riso come fonte di carboidrati, circa 50 grammi. Vedete, abbiamo merluzzo, verdure, gallette e un gatto. C'è anche un gatto qui che ha voglia di merluzzo. Penny, no, non è da mangiare. Poi c'è l'Asia anche. L'Asia invece cosa sta mangiando? Pane, uova e verdure. Com'è? Buono. Danny, ora ti do un pezzettino di merluzzo, Ti do un pezzettino di merluzzo, guarda. Almeno su YouTube la gente è contenta che ti fa mangiare. Vieni qua, ecco qua. Mangiare il merluzzo? Buono. Benissimo, questo è il penultimo pasto della giornata. Successivamente avrò il prenanna. Comunque ragazzi, come vedete, gli alimenti sono sempre più o meno i soliti. Ora, durante l'ultimo pasto vi faccio vedere che cos'ho e poi vi spiego quello che appunto vi volevo dire su come sto gestendo e perché sto mangiando certe cose, questi nutrienti, eccetera eccetera eccetera. Ok, mangiamo. Ancora fame.
Che buon timer Luzzo, eh. Stasera si mangia gourmet. Dopo. Siamo finalmente giunti all'ultimo pasto della giornata. Abbiamo fette biscottate, circa 4 fette, con circa 15 grammi di choco butter. Allora, i macro li so più o meno a memoria, perché comunque è già da un po' di tempo li sto tenendo. Abbiamo circa 300 grammi di carboidrati, 220 grammi di proteine, oscillo tra i 210 e i 220, e circa 50 grammi di grassi, anche li oscillo fra i 45 e i 50. E voi mi state chiedendo, Leo, ma cosa ci dovevi dire? Tutto il video che ci dici adesso, vi devo spiegare una cosa. Sì, allora, come avete visto, vi ho detto i macronutrienti senza avere il telefono in mano. E diciamo in maniera un pochino approssimativa. Perché? Perché attualmente sto facendo sì una dieta abbastanza precisa, ma molto intuitiva. Se avete notato una cosa, io ad esempio il burro di arachidi, la ciocobatter, eccetera, la misuro a cucchiai. Il pollo non lo peso, i carboidrati li peso, l'olio a cucchiai. Voi mi dite, cavolo Leo, ma non sei preciso. Allora, in questa fase sto provando a approcciarmi ad una dieta intuitiva. Si dice intuitive eating, penso. Comunque dieta intuitiva, dove sì, calcolo in linea generale che cosa mangio, ok, i macronutrienti e le calorie, a occhio stimo, diciamo, le fonti che conosco bene, però ragazzi non sono esageratamente preciso nel contare le cose, e comunque i risultati stanno arrivando. Mi sono voluto approcciare così per avere soprattutto uno stacco mentale dal misurare sempre tutto, dall'essere puntiglioso, cosa che tornerò a fare sicuramente fra poco tempo. Mi sono preso però questo piccolo periodo di luglio, e poi penso che ad agosto, no, tornerò a misurare tutto perfettamente, per rallentare un pochino a livello mentale il fatto di, perché sono anni ragazzi, sono sincero, sono anni e anni che peso sempre tutto, e ho detto ora voglio provare a stare un pochino di tempo senza pesare niente, no, ma comunque rallentando questa cosa, ok, cercando di essere un pochino più intuitivo. Questo consiglio me l'ha dato anche Ivan, che lo saluto. Lui ad esempio ultimamente non pesa più niente, va molto occhio a sensazione, e mi ha detto che ha degli effetti benefici utilizzare questo approccio, soprattutto a livello mentale in determinati periodi. Certamente ragazzi, se dovete raggiungere degli obiettivi parecchio alti, se dovete fare una gara, dovete fare qualcosa di importante, beh lì ragazzi dovete essere molto precisi. Però se siete in una fase dove siete in una mini cut, in una fase di mantenimento eccetera, e non avete bisogno di essere troppo precisi, beh ragazzi, fatelo se volete un attimo rallentare con la preparazione e tenervi un pochino più leggeri con la mente. Comunque ragazzi, il video si conclude qui, adesso mi mangio la mia roba, vi saluta anche Asia, saluta tutti. Tanto questo video poi lo monterete, giusto? Bellissimo, perché adesso mi sta aiutando a montare i video. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, e come sempre lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, e se andate su Prozis, codice LBFIT ragazzi, la ciocobatter la dovete prendere, perché è troppo buona, vero? Buonissimo. Te cosa mangi, scusa, anche te la mangi questa, giusto? Certo. Ma è mia. Quello che entra qui dentro è anche mio. Questa è la mia vita.